Buongiorno ragazzi, si riparte stamani mattina, anche se fa freschino, 0 gradi sul ponte dell'Arno, 0 gradi stamani mattina. Andiamo a vedere se c'è rimasto qualcosina nel bosco, se c'è rimasto qualche Igroporus marzuolo. Guardiamo stamani mattina un giretto in montagna, ce lo facciamo. E vai, avanti. Adesso stessa colazione da Claudio, è immancabile. Prima di partire uno pit stop alla pasticceria di Claudio, quando si viene verso Vallombrosa. Wow, vai. Buongiorno. Stamani mattina una sfoglia alla mela. La sfoglia con la mela che c'è? Questa? No, quella. Io non c'è la mela. No? È solo lì? O le qui o le. Laggiù c'è la marmellata. Allora la vedo una cirella, vai. Aggiudicata. E un cappuccino. Sì? Cirella, il cappuccino e... Eccoci qua di nuovo a Lombrosa, ragazzi. Posti incredibili. Guardate qua. È meno ghiacciato, guarda, dell'ultima volta. E vai. Salutano subito i daini, vedete? Che spettacolo, ragazzi! Vediamo se si riescono a vedere meglio. Magari ce la facciamo a vederli. Guardate belli. Favolosi. Come osservano. Dice, questo qui che è venuto a darci fastidio. Favolosi i daini. Sono anche gli altri, ho visto, eccoli, guardate quanti sono. Non vi do noia, no, non vi do fastidio. Due, quattro, sei, sette. Eccoli là, esaltano, favolosi. Che dire ragazzi, questa è la natura, entrare nel bosco e vedere subito un bel gruppo di daini, favoloso. Avanti, si guarda se si trova anche il fungo stamani. No, stamani non ci sono, è freddo, ghiacciato e secco. E vai. Vedete, stiamo cercando di trovare la condizione giusta. Siamo lungo un piccolo ruscello e queste sono è rimasto un po' più fresco perché in questi giorni ha veramente tirato vento, ha seccato tutto e come si può vedere anche qui, nonostante che ci sia l'influsso dell'umidità del torrente, sembra abbastanza secco. Per ora nessun ritrovamento, però va bene lo stesso, dai ragazzi, avanti. Vedete, ogni tanto si trovano questi abeti
che con le zanne il cinghiale rompe la corteccia, fa uscire questa resina, queste goccioline di resina, ci si stropiccia tutto per mandar via i parassiti. Vi rendete conto? Il cinghiale, ragazzi, tremendo, con le zanne a rompere le cortecce degli abeti. E vai, 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 vai. Anche qui vedete un confine, demanio forestale, particella numero 10. Questa è la linea su come si sviluppa il confine di proprietà. Trovare in mezzo al bosco questi elementi è veramente particolare, vedete? Sono ceppi colpiti che si dicono come andavano le proprietà. Ragazzi, oggi in assenza di funghi bisogna osservare tutto ciò che ci circonda, ma ci si diverte lo stesso. Avanti, avanti. Allora, guardate la difficoltà di questi funghi, cioè veramente è quasi impossibile vederli. Cioè, chi avrebbe mai pensato che questo fosse un fungo, visto anche da più lontano? Vedete? Questi sono i dormienti. Non l'ho preso perché era così anche la scorsa settimana, quindi non cresce più. Lasciato qui per vedere se si sviluppava, ma il secco di questi giorni, il vento non gli ha facilitato la crescita, e quindi nulla. Avanti, avanti. Guardate la bellezza di queste lingue in questo tronco. Altro elemento inconfondibile sono le carbonaie, ragazzi. Vedete? Dei muri di sassi a retta che generano un pianoro sopra, e qui su questo piano ci venivano costruite le carbonaie. Di solito anche straordinario per i funghi, qui guardate qua, siamo su una carbonaia, bosco bellissimo, guardate gli abeti, mamma mia, bello, 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 bello. Il bosco è fantastico, la giornata pure, purtroppo di dormienti non c'è l'ombra, ormai sono spariti tutti, perlomeno in queste porzioni di foresta che sto visitando stamani mattina. Però va bene lo stesso, ragazzi. Ah, che pace, tranquillità. Bello, bello, bello. Avanti, avanti, avanti. Però sei famosa anche voi. No, come ti ha visto il video? Dove siete voi? Tipo, io sono di Ponte a Sevelo di Firenze, ma io c'ho sempre la buona casa di Saltino. Sì, che tu veni qua su. No, ci si balocca. Giorni non va via di ghiaccio, assolutamente. Non solo un va via di ghiaccio, ha tirato vento, un ripiovuto. Passo sempre vento, anche Porcinino. Sì, sì, sì. E guarda la stagione l'ha fatto quest'anno asso. Di buono perché dovevo andare a coso a San Marcello, visto che insomma di là a coso c'è gente. Ascolta, noi spesso si lascia. Ho visto, tu gli vedi tutti i video, Ora li ho visti tutti, perché mi hanno detto fa avanti avanti. Perché anche io mollo mai. E vo anche per due funghi tutti i giorni. Bravo! Bravo! E garbano anche a me. Una bella. Allora, lo sai, lo disse, chi lo disse? Valerio forse. E me l'ha detto anche un altro. Non gli ho fatti in frittata. Ma scusami, ma tutta l'acqua e fanno? Ha detto gli metti in frittata. Sì, qui Fiorentino. Non lo so chi. La fa un po' ritirare. E poi tu ci butti l'uovo in quella. Anche altro, anche altro. Anche 5. Fare il furbo. E tu fai il furbo, allora, il video lì, io lo dico all'inizio il che vo' a fare, e si era a cercare i falchi dei daini e dei cervi. Per cui, per ditti, cioè io nel bosco, ogni scusa le è buona, certo. Potrei venire a vedere i fiori, le farfalle. Infatti il film oggi, no? Sì? Si sono visti 7. Quindi con sicurezza che quanto ne ha accorto lui la prima volta, non gli ha accorto nessuno. No, ma gliel'ho detto. Ragazzi, e si riparte, come si dice, ora sei famoso anche voi, Avanti, avanti. Avanti, avanti, Fabio. Avanti, avanti. Ragazzi, non c'è nulla da fare. Non c'è nulla da fare.
ci si diverte anche un po', di la verità. Un po', Abbiamo appena salutato due nuovi amici, Luca e Fabio, che sono stati più bravi di noi, bravissimi anzi. Avevamo 3 o 4 funghi, 5, 6, non so quanti. Noi zero oggi. Però ci siamo divertiti, si è fatto due nuovi amici che ovviamente avevano visto i video dei nostri funghi, che fa sempre piacere. E niente, ora si ritorna su praticamente zero, però ci siamo divertiti. Poi si dice sempre avanti, avanti, mai arrendersi, ragazzi. Venite nel bosco, venite nella montagna, venite nella foresta e non vi arrendete mai, mai. Avanti, avanti, alla prossima. Quale miglior conclusione di questa, le campane di Vallombrosa? Avanti! Non si è trovato funghi, ma la signora ci ha fatto un bel aperitivo, va bene? Maremma, ragazzi! Zan, e vai!